ha governato comuni di Salerno, lasciando centinaia di opere pubbliche incompiute, conti pubblici disastrati, trasporti pubblici al collasso, come qui a Napoli, con le magistrati. Questa è la realtà, purtroppo. Ma dobbiamo modificarla, dobbiamo cambiarla in meglio. Poiché i cittadini non possono più. Cittadini, firmiamo per il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, alle persone più indigenti. Firmiamo la proposta di legge del Movimento 5 Stelle per una RC auto. Gabriele! I cittadini napoletani e quelli campani, perché si devono pagare molto di più? Carluccio. Statistiche alla mano indicano che i cittadini del sud, di Napoli, della Campania, fanno meno sinistri, meno incidenti di quelli del nord. Nonostante ciò, i cittadini del nord pagano molto di meno rispetto a quelli, ai napoletani, ai campani. Più in generale, il sud Italia, questa è una vera e propria ingiustizia. Occorre rimodulare, bisogna. Si abbattagliamo sempre. Vedro. Carlo si va a rotolare, ma è che pile, pile, pile. Non è giusto, cari cittadini. Ok, dai. Non è giusto che. Vai, vai, Luca! Paghiamo molto di più a livello di polizze auto. Firmiamo pertanto la proposta di legge per una RC auto più equa. Firmiamo per il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai potenti. Con la disperazione di tanta gente che vuole
arrivare in Europa per cambiare la propria vita. Grazie a voi, cari cittadini, questo governo non sta facendo nulla proprio in tema di immigrazione. Anzi, si stanno pompando soldi a valanga, milioni e milioni di euro dalle regioni alle associazioni ONLUS che gestiscono l'edilizia pubblica per i migranti, senza che sia speso nulla a favore di questi signori. Poco o nulla si sta spendendo per assistere i migranti, i centri organizzati da questi ONLUS. Gran parte di questi soldi sono andati a finire nelle tasche di coloro che li hanno organizzati. Questo è successo. Noi dobbiamo porre fine a queste speculazioni, a questa tratta di esseri umani, che dall'Africa settentrionale viene portata in Italia rischiando la morte. Tutto ciò deve finire. Bisogna fare una politica seria dell'immigrazione. Bisogna regolamentare i flussi, bisogna spalmare i flussi migratori in tutta Europa, occorre una collaborazione fattiva di tutta l'Europa che sia a fianco dell'Italia. L'Italia non può essere lasciata sola. Allineiamoci all'Europa, cari cittadini. Soltanto l'Italia e la Grecia non hanno questo ammortizzatore sociale.